Passione Startup. Bocconi for Innovation, la piattaforma di preaccelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende dell'Università Bocconi di Milano, ha annunciato le 19 startup che entreranno a far parte del suo terzo programma. Un'iniziativa che quest'anno ha riscosso un ampio successo. Ne parla ai microfoni di Pop Economy Nico Valentigatto, operating director di B4i Bocconi for Innovation. Abbiamo avuto oltre 280 candidature singole. Il motivo, intanto, è il terzo batch, che ancora è uno dei primi, ma vuol dire che comunque sia due batches sono già stati portati a termine. Inoltre, la pandemia non ha rallentato lo spirito imprenditoriale, però nascono bisogni nuovi, c'è la nascita di potenziali mercati nuovi o comunque mercati che vengono rafforzati e quindi nascono opportunità imprenditoriali che hanno bisogno di supporto e quindi anche questo, secondo me, può spiegare in parte l'aumento delle applications. Ma quali sono i criteri per essere una startup vincente? Sicuramente la qualità del team e la pertinenza del team al progetto in questione, il tasso di innovatività della soluzione proposta e l'attrattività del mercato all'interno del quale si colloca. Poi subentrano altre cose come quanta competizione c'è, e questo comunque può rientrare nel discorso dell'attrattività del mercato all'interno del quale si colloca. Però principalmente parliamo di queste tre cose. Ed è molto difficile trovare un mix di questi tre ingredienti che funzioni. Se mi limito alle applications che abbiamo visto noi, che in totale sono nell'ultimo anno un 700, chiaramente c'è il discorso digitalizzazione di processi analogici. Questo in realtà è qualcosa che succedeva anche prima, ma c'è una grande accelerazione di questo. La semplificazione della digitalizzazione di processi ad oggi ancora troppo manuali e analogici di piccole e medie imprese. Due, le regole fondamentali per sopravvivere: occupare uno spazio libero di mercato e creare un prodotto utile alla collettività. Parecchie startup che abbiamo visto si riferiscono a cercare di raccogliere il cosiddetto long tail del mercato, cioè quello lasciato forse un po' indietro rispetto alle grandi soluzioni più conosciute di adesso, perché sono un po' più care, forse l'implementazione è ancora un po' più difficile o ancora non hanno mirato quel settore lì, e quindi c'è una fetta di mercato da essere guadagnata mirando questi tipi di players qui. E questa è una cosa che indica la volontà di andare a cercare un mercato ancora non attaccato dai grandi players. E poi devo dire che il concetto di comunità servita con contenuti di altissima qualità è qualcosa che abbiamo visto sotto varie forme. Comunità, poi si generano clienti più fedeli, più disposti a spendere. In Italia le startup hanno un tasso di mortalità del 95%, ma è davvero una brutta notizia. Sbagliare è lecito, ma l'importante è non ricadere negli stessi errori. Il tasso di mortalità non è necessariamente un segnale negativo, nel senso che se gli imprenditori vedono che a un certo punto il progetto non cresce come dovrebbe e che davvero non funziona, ok, bene, lezione imparata, la prossima venture che farò avrò imparato e la farò ancora meglio. E un cosiddetto serial entrepreneur è anche molto più appetibile a investitori rispetto a un first time entrepreneur, perché si sa che ha imparato di più, molte cose l'ha già affrontate, magari ha sbagliato qualcosa prima, probabilmente quello stesso errore non lo farà dopo. Quindi sto solo dicendo che non prenderei il tasso di mortalità come un segnale negativo, lo prenderei piuttosto come una capacità di rileggersi, rilanciarsi. Sì, fa male, perché a volte bisogna chiudere, licenziare, ed è, non è una bella esperienza, ci mancherebbe altro, ma non è necessariamente per l'ambiente e per gli imprenditori stessi un'esperienza che è solo negativa, assolutamente no.